Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 su LBX, Little Battlers Experience, torneo elettronica. E oggi c'è la battaglia contro il re onnipotente di elettronica. Vediamo insomma chi è questo re. E ora è il momento dello scontro finale che decreterà chi sarà il nuovo re di elettronica. Vuoi iniziare? E iniziamo un po'. Vediamo chi è sto grande re. Finalmente lo incontreremo. Io non voglio solo incontrarlo, siamo qui per vincere e prendere il trono. Allora non fare casini. Parla per te. Hans e Duck vanno finalmente d'accordo, a modo loro. Ci mancava pure che andassero d'accordo a modo tuo, vanno. And here he is, our very own King All-Powerful! Oh, ok. Sì, però No way non she's the sta king? così incazzata però, Seriously? signorina. That old woman? Ah, è pure vecchia. Can't you say old? Such impertinence! Stop nerve Cos'era of quell'urlo? some people! Now my little kingy winny, we need to teach these brats some manners! Ah, Kingy Reuccio, pensavo winny? che era il nome. Pensavo che Reuccio fosse il nome, non del re Cha, tipo in giapponese che dicono Chan per dire piccolino, no? Che è un vezzeggiativo. He's king all powerful? Ah, quindi quella sarebbe Yep, that's me. la madre o l'assistente, Bow down to segretaria, your non lo king. so. Bambina, aia. Sole alato. Tsubasa Taiyo. Più o meno. Beh, però è bello il nome giapponese, dovrebbe essere. Taiyo è sole, Tsubasa ali o volante alato. E poi bisogna vedere come se veramente il nome tradotto dall'inglese è sole alato oppure chissà che si sono inventati in italiano. Come Electronica Kingdom, il regno di elettronica, da noi torneo elettronica. Proprio semplice semplice l'hanno messa. È arrivato il momento di accogliere il re onnipotente e il suo temuto LBX, sole alato. Nessuno è mai sopravvissuto al suo attacco speciale, sferzata divina. Ovviamente divina piccola l'hanno scritto. Ha solo Solo 5. 5. Mamma mia, 5 anni. Ma è un vero talento! È peggio di quando io a 15 anni giocavo con i bambini di 10. Già mi sentivo male a quel tempo, figuriamoci ora. Giocavo a calcio al parchetto, era. Avevo 16 anni, 15, 16, 17 e poi ho smesso perché l'hanno demolito. Ma già mi sentivo male a quel tempo, con quelli di 10 anni. Io avevo solo 5 anni in più, figuriamoci questo, che era solo 5. E cosa è successo esattamente tra il maestro Taku e questo bambino? Ha già 5 anni, non sono un bambino. Va bene. Sei proprio tonto, Hans Gordon. Piccolo moccioso. È stato il maestro Taco a spedirvi fin qui? Ha bisogno di aiuto per recuperare dei dati, giusto? Che cosa? Come fai a saperlo? Perché io so tutto. Io sono onnipotente, il che significa che posso fare tutto. Questo bambino è davvero il re onnipotente. Non l'avrei mai detto. Sarà un buon re e ascolterà cosa avete da dire. Ma prima dovrete battermi. Bene, concorrenti, preparatevi! Bambino che ci dà lezioni di vita. Se non fosse un videogioco, sarei davvero sorpreso. Voi due, aiutate il mio reuccio dolce, madre del re. Certo, siamo a servizio del re! Battili come sempre nel giro di 5 minuti, ok, reuccio dolce del mio cuore? 5 minuti. Io in genere un match anche i più difficili li ho finiti in 1 minuto e 30, massimo 2. Quindi non vedo il problema. Nessun problema, mamma. Non mi ci vorrà tutto quel tempo per sconfiggerli. Cavoli. Allora questo è un bambino prodigio. Cos'era? Quel moccioso è insopportabile. Sono d'accordo. È il momento dell'ultima battaglia! La squadra di Van si batterà con il re onnipotente per il trono di quest'anno! E ora, inizio della battaglia! Oh, quindi siamo 3 contro 3. Beh, allora non deve essere troppo difficile. Anche se sarà a 40 anche lui, credo, come livello. 41 addirittura. E non sappiamo che quanti punti ha di salute e quanta batteria. Vabbè. Non è un problema. Non è la prima volta che ci Here we go, troviamo guys. Let's work together. di fronte a queste situazioni.
Ah, ci picchia. E sì, non ho lo scudo con Odin, non ho lo scudo. È un problema, lo so, è un problema, ma non preoccupatevi. A quanto pare il re ce l'ha con me. E quindi io vado ad attaccare il re. Ma dai! Guarda ragazzi, se riesco a fare qualcosa, perché non, è inutile, non ci riesco. Vedi, dopo loro ci hanno attacco già pronto loro, è inutile. È assurda sta cosa, eh. A posto, ciao. That attack was insane! No way, not fair! You survived my quantum attack? But how? No one's lasted this long! Eat this! Oops, too bad! Maybe next time! Huh? Fan, what's the matter? With his skills, he should have been able to dodge Dak's attack cleanly just then. Wait, that must be it! I don't think he can move after using his special attack routine! Ooh! You think so? Beh, allora attacchiamolo. Ok, I got your back. Van, I'm gonna leave the timing part up to you. Mm-hmm. Ready? Perfetto. Don't get excited. I'm only in because I don't want people saying that you saved the day. Ah, certo. Fine then, let's do this. Hans, che tu sia maledetto! Dai, vabbè ragazzi, sta andando bene, dai! Ero un attimino concentrato. Dai! Cosa? Prima di cominciare però devo mettere lo scudo a Odin. Non gliel'ho messo effettivamente. È stato un grandissimo sbaglio. A posto. Andiamo. Ok. Sì, però ragazzi, vi ricarico un attimo, più che altro voi, perché siete messi davvero male. Ok, dai. Sta andando bene, su. Ok, il re è quasi caduto. Se cade il re è fatta, ragazzi. Se cade il re è fatta! E il re è caduto! Allora, chi è prossimo? Che succede? Dai, questo manca questo. Destroyer sta facendo contro quell'altro. Perfetto, dai. Vai Destroyer. Ah, si è difeso. Beh, hai fatto un buon danno allora. Difesa. La cosa purtroppo che è un po' che non va bene è che non ho l'attacco speciale con falce da guerra, ma non fa nulla. Non è un problema. È andato anche questo, perfetto. Vai Hans, vai. E vai, buono. Perfetto.
Vai, andato! Eh no, non ancora. Ora è andato. È fatta, dai. La faccia, insomma, è forte, però è l'attacco che non mi piace, che è caricato, salta, tipo il martello e colpisce. È un po' noioso, per quanto mi riguarda. Mi piace essere più attivo nella lotta, tipo con l'asta, che ha anche più sequenze di attacchi. Certo, è più debole, quindi deve compensare con più combo, però... E a vincere la squadra di Van! Dopo una lunga battaglia, Electronica è il suo nuovo re! Il re onnipotente è stato sconfitto! Lunga vita al re! Ce l'abbiamo fatta! Io ho perso! Ah! Ora abbiamo il re Frignone! Ah, mio povero riuccio dolce! Va tutto bene, caro. La mamma è fiera di te. Ti va una caramella? Ok. Non sei male, Van. E quindi? Pensavo che fossi un buon a nulla perché ti schieri con il maestro Taku. Però è stata una bella... Però è stata una battaglia divertente. Oh. Che cosa sto facendo? Ora cerca di fare il carino? Chiedo scusa. Di solito il mio reuccio dolce si comporta da bravo bambino. Non lasciarti ingannare, Van. Chi è? Vabbè, maestro Taku. Allora devo dare la voce da vecchio. Per quanto io non sappia fare la voce da vecchio. Maestro Taku! Quel piccolo diavolo mi aveva promesso che me l'avrebbe dato se avessi perso volontariamente! Mi aveva promesso uno dei 500 treni all'abitazione magnetica IWS in scala 1.48 realizzati per il 30° anniversario! Quante sigle. Ah! Cosa? Giustamente. È il re dei traditori, ecco cos'è! Ovviamente non te l'avrei mai dato, nonno. È il mio giocattolo preferito. Cosa? Non volevo, ma... Eh? Sono stato in coda a freddo per ore, proprio così. Ma purtroppo non ho avuto fortuna, povero me. È così che ti sei preso quel brutto raffreddore, eh? È quello che accade invecchiando, nonnetto. Ragazzino insolente! Bene. Credo che ora mi toccherà proprio ascoltarti. Dopotutto sei il nuovo re. Grazie. E così, ora l'armata dei pirati ci aiuterà a recuperare il codice di sblocco. Così semplice l'abbiamo fatta? A quanto pare. Madonna, che gli ha comprato i dolci? No, sta me la co... Mi sembrava una busta della spesa! E beh, insomma... Ma finisce il capitolo così... A quanto pare. Beh, forse non finisce il capitolo, ma finisce sicuramente questo episodio. Bene, Cucci, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo, ovviamente, che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!